Con la serata di presentazione alla cittadinanza di venerdì 8 novembre, Villar Perosa inaugura ufficialmente la sua adesione alla rete delle comunità amichevoli delle persone con demenza. Il progetto approda quindi anche in Valchisone dopo l'adesione di Torre Pellice, Luserna e Pinerolo. La nostra società, ma non parlo soltanto di Villar Perosa e della Valchisone Germanasca, ma in tutta la società in generale, è caratterizzata sempre più da un numero sempre più elevato di persone anziane con determinate problematiche, quindi è un dovere da parte di un'amministrazione comunale quello di affrontare questi problemi. Noi crediamo molto che se una comunità riesce a superare questi limiti, riesce ad accogliere queste persone, sicuramente riuscirà anche a essere accogliente e disponibile nei confronti di tutte quelle persone che fanno parte della fascia debole della nostra comunità. Una realtà in espansione, quella delle comunità amichevoli, che, iniziata nel 2016, oggi conta ben 25 aderenti in tutta Italia. Tutti uniti dall'obiettivo di creare comunità capaci di accogliere e coinvolgere nella vita quotidiana le persone con demenza attraverso un approccio semplice e allo stesso tempo innovativo. Questo progetto vuole sensibilizzare la comunità innanzitutto attraverso le persone che sono più vicine alla popolazione, i negozianti, i commercianti, i bar, i ristoranti, le banche, le associazioni che agiscono sul territorio, chiunque. Per questo è centrato su incontri di formazione e informazione e questo è importante, questi incontri vengono fatti insieme a persone con demenza perché loro sono i più forti testimonial del messaggio che vogliamo portare. L'importante è valorizzare la persona, quindi non valorizzare la patologia, ma la persona con quelle che sono le sue abilità residue, le sue capacità, la sua voglia di essere ancora parte di una comunità. Si tratta di un percorso lungo e graduale che mira, attraverso il coinvolgimento di diversi attori sociali, a individuare le necessità delle persone con demenza e costruire insieme gli strumenti per soddisfarle. Il 20 novembre al Museo del Cucinetto ci sarà una riunione in cui appunto in collaborazione con il Rifugio Re Carlo Alberto parleremo di tutte le attività che verranno affrontate nel corso del prossimo anno. Saranno attività di formazione, saranno attività anche di culturali, nel senso che penso sia molto importante non solo adeguare le nostre strutture all'accoglienza, ma anche creare delle attività, dei momenti di socialità dove tutti insieme possiamo affrontare questi problemi. L'orizzonte di questo percorso è duplice. Da un lato si vuole gradualmente aumentare il numero di soggetti coinvolti e dall'altro si punta a estendere anche geograficamente la partecipazione alla rete. È molto importante che avviciniamo a queste problematiche anche quelli che saranno le nuove generazioni che si dovranno occupare in futuro di queste problematiche. Quindi abbiamo pensato di uscire da quelli che sono gli ambienti classici dove si parla di questi problemi per andare a parlare sia in luoghi culturali come può essere un museo, sia nelle scuole dove ci sono le nuove generazioni.